Guerra sull'isola giapponese era imminente e il nuovo ciclo di pacificazione territoriale attraverso il ferro e il fuoco era dato per scontato all'alba della metà del XVI secolo. Nel giugno del 1554 l'attuazione del grande piano navale imperiale denominato Kamikaze, vento divino, portò in breve tempo alla costruzione di due poderose flotte, una militare e l'altra commerciale, rispettivamente di 30 e 18 navi, mentre l'esercito di terra si vide arricchito dall'istituzione di nuovi e moderni reggimenti statali di fucilieri guidati dal sempre più esperto Yoriari Chosokabe. 10 agosto 1557 tutti i preparativi furono ultimati e il conflitto poté iniziare, con la dichiarazione di guerra di Hosokawa e Mori contro Ashigaka, Ryukyu e King per il controllo dell'isola di Hokkaido. Le forze di Lord Yashimasa I di Ashigaka non poterono reggere al primo assalto, permettendo così alle forze di Hosokawa di sbarcare presso Shime e di occupare l'intera regione in meno di un anno. Eliminato il rivale più vicino e mentre la flotta di Mori impediva alle truppe di Ryukyu di lasciare l'isola, le forze di Yoriari Chosokabe si diressero a sud preparandosi per lo sbarco sul continente contro King. Diversamente dal precedente conflitto, questa volta il supporto della marina fu eccellente, permettendo il 29 dicembre 1560 di far approdare sano e salvo l'esercito nella provincia di Lainzhou. La debolezza delle forze cinesi fu immediatamente sottolineata dalle ripetute vittorie del 25 giugno e 28 dicembre dello stesso anno, che misero in rotta i nemici e permisero ad Hosokawa di far cadere la capitale Nanyang il 25 giugno 1562 e con essa l'intero regno avversario. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto alla mente, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con questa nostra grafica asiatica, questa visuale asiatica dedicata alla nostra run con Hosokawa per la formazione dell'impero giapponese del 1941. E che dire ragazzi, ci ritroviamo in un momento davvero cruciale della nostra partita. Permettetemi prima di iniziare di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Daniele Bonatto, Lavius00 e PraisedDurtu. Devo dire che tutto sommato i vostri consigli sono stati abbastanza omogenei, dato che mi avete dato tutti un consiglio di poter creare magari una testa di ponte in Cina per poter poi avanzare facilmente, cosa che sinceramente vorrei fare, ma c'è anche da dire che al momento la tendenza di andare a occuparsi di Ryukyu è molto forte, dato che abbiamo il nostro generale, primo generale del regno, che è potentissimo. Ormai è abbastanza anziano, credo che forse sia meglio approfittare della sua bravura, dato che siamo anche in tecnologia militare più bassa, e cercare di utilizzare quindi le sue skill per cercare di compensare il malus allo sbarco nell'isola di Ryukyu. Detto questo, mi permetto di dare una veloce spiegazione tra i vari punti che mi ha esposto Daniele Bonatto. Ho cercato di risponderti nei commenti, però era davvero una cosa abbastanza corposa. Ti annuncio già da subito che quella metagame, per così dire, della Cina che si unisce contro gli invasori europei non è presente per il semplice fatto di limitazioni della IA. La IA non arriva a fare quel livello di metagame che magari può essere presente nelle partite di multiplayer, quindi se uno stato cinese non è alleato di un altro, difficilmente correrà in suo soccorso con l'arrivo degli europei. Ci potrebbero essere delle coalizioni, però capisci bene che con la velocità con la quale uno può conquistare territori in Cina e per il poco valore che hanno, pressoché dovresti aver già sottomesso mezza Cina per poter far scatenare una vera e propria coalizione. A quel punto, essendo una realtà europea, avendo mezza Cina ed avendo la superiorità tecnologica, virtualmente non ti può fermare nessuno.
Dunque, inoltre, donare una provincia Shu può essere positivo, così da averla un pochino più potente, però c'è anche da dire che Shu, come abbiamo visto negli scorsi episodi, è molto debole, è circondata da stati che la odiano e che la stanno lentamente massacrando. Quindi andare a dare delle regioni a Shu mi sembra controproducente. D'altro canto, se riusciamo a massacrare definitivamente King, c'è da dire che possiamo sperare che gli stati limitrofi, tra cui anche Shu, vada ad attaccarla a sua volta e vada a prendere lei stessa dei territori, quindi indirettamente se li vada a prendere. Riguardo all'occuparmi ai territori a nord, direi di sì, però sono al di fuori dei territori imperiali, per così dire. Quindi cercherò di seguire l'espansione giapponese storica, quindi andare a prendere Ryukyu, se riesco in questo episodio, e Taiwan. Dopodiché puntare alla Corea con i core della missione. Fatto i core della Corea, punterò a sto punto andare anche sia nelle regioni della Cina sia al nord. Per colonizzare invece servono le idee di colonizzazione. Dobbiamo arrivare a una tecnologia di livello 5 dell'amministrativa. Appena riusciremo, molto probabilmente andrò subito a prendere quelle di colonizzazione per cercare di colonizzare le isole nel Pacifico. Molto probabilmente mi sentite con il naso chiuso, ma tutto bene, tutto normale. Deve essere stato per colpa dell'invasione in Cina a King che devo aver preso il coronavirus, perché sono influenzato e mi ritrovo pure a Torino, ma... Detto questo, a parte le battute, non credo ci sia niente di davvero interessante da dire. Bene ragazzi, dunque a questo punto direi che la cosa migliore è buttarsi subito nel nostro gameplay con un piano duplice per questo episodio. Prima di tutto andiamo subito a spendere i nostri punti militari per prendere la tecnologia di livello 8. Bam! In questo modo abbiamo più fuoco, danno maggiore scusate al fuoco della fanteria, shock della cavalleria e regimental camp, che se non vado errato dovrebbero essere quelli là per vediamo un po', regimental camp, land force limit, esatto, però al momento non lo vedo molto molto sensato. Andiamo ad alzare scusate di nuovo la lotta alla corruzione. Detto questo, come vedete qua di fianco, ho iniziato il grande piano navale. Chiamiamolo così, il grande piano navale presuppone l'invasione in ampio spettro di Ryukyu attraverso una flotta che teoricamente dovrebbe essere di circa 33 navi, di 10 navi da trasporto supportate da 13 navi leggere, quindi tutto sommato dovrebbe essere un bello sbarco non da poco. Cercheremo di far pesare la nostra tecnologia e anche speriamo la presenza maggiore delle nostre truppe e il nostro buon generale Yoriari Chosokabe. Detto questo, andiamo a occupare l'ultima provincia a King e aspettiamo questo annetto per andare ad avere le navi pronte. Molto molto bene. Tra l'altro non mi ero reso conto che questo era un forte, poco male. Abbiamo una call for peace, davvero? Sì, però vorrei evitare di... Come siamo? Ma siamo solo a 3,84. Posso anche rischiare. Vediamo un po', allora, portiamo le truppe qua e... Sapete cosa? Magari... No, queste non le posso raggiungere, va bene. Allora, continuiamo tranquilli... Portiamo poi di nuovo le nostre truppe qua. Sì. Vediamo se effettivamente posso fare una pace separata con qualcuno. Perché questo mi aiuterebbe... No, ok, non posso farla con nessuno purtroppo. Peccato.
Davvero, davvero un peccato. E non credo che mi diano comunque Ryukyu adesso col 100%, no. Devo comunque aspettare portare tutte le nostre... i nostri territori sotto il controllo. Cioè, scusate, tutti i controlli, i territori degli avversari sotto il nostro controllo. Perfetto. Allora, abbiamo le truppe, abbiamo anche le navi. Quindi prendiamole. Prendiamo le navi, le portiamo qua. E le portiamo qua. Vediamo qua che cos'è. È un mare interno. Ok, allora non prendiamo le navi grandi. Le navi pesanti, scusate. Allora, qua abbiamo, perfetto, altre cog. Le portiamo qua. E queste 33 navi le usiamo per andare a sbarcare contro Ryukyu. Signore, signori, 11 settembre 1563, il grande piano navale ha inizio e inizia lo sbarco delle truppe contro Ryukyu. Ryukyu che al momento dispone di una tecnologia di livello 10 contro la nostra appena livellata di livello 8. Però speriamo che il malus non sia eccessivo. Speriamo che vada a buon fine. Se questo piano non funziona, dichiarerò pace. Approfitterò del 100% che abbiamo guadagnato. Vediamo se ci può bastare. 7 novembre, manca poco. Ok, allora inizia lo scontro. Sapete che forse rischiamo di prenderle. Rischiamo di prenderla anche con il generale a 3 stelle, o forse no, ce la facciamo al pelo! Al pelo, signori, vinciamo al pelo! Abbiamo vinto al pelo, mamma mia, è stato rischiosissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, ok, è stato rischioso, ma ce l'abbiamo fatta. Perfetto, rischio, rischio. Va bene, 7%, continuiamo tranquilli. Lo so, ci stiamo chiedendo, stanno chiedendo la pace. Hanno preso la capitale, cosa che però non ci interessa troppo. Grande, ok. Abbiamo terminato la nostra guerra. Andiamo a guadagnare giusto un po' di potere e power projection con del prestigio dalla guerra. E andiamo a fare la pace. Allora, clear offer. Andiamo a prendere, ovviamente, andiamo a prendere Okinawa. Andiamo a prendere ovviamente tutti i territori qua a nord, molto bene. Non credo ci sia nient'altro. Dopodiché cerchiamo di andare a prendere dei territori sul continente, però non possiamo, perché purtroppo il war score è eccessivamente alto e quindi effettivamente non riusciamo ad avere una base sul continente. Peccato. Non possiamo avere war reparation, non possiamo avere nient'altro. E quindi ragazzi, la nostra guerra finisce così. Finisce così. Andiamo a prendere giusto un po' di denaro, che non fa mai male. Perfetto. E il 25 aprile 1564 Hosokawa porta a termine la conquista del Giappone, conquistando tutta la regione di Hokkaido e il fastidiosissimo reame di Ryukyu nella regione di Okinawa. Diamo il via alle danze. Perfetto. Detto questo, prendiamo le truppe e le portiamo subito qua. Non vorrei però farle arrivare così, quindi direi cambiamo, le portiamo, scusate. Ok, allora, queste le imbarchiamo, molto bene, e queste le facciamo sbarcare invece qua, perfetto. Molto bene, adesso piano, perché possiamo convertire delle province allo shintoismo, giusto? Perché queste regioni erano, non erano shintoiste, ma erano animiste. Allora, aspettiamo, perché voglio prima
Andare. Cavolo, va bene, perdiamo uno di stability, non è una cosa troppo grave. Prendiamo il debito, non me ne preoccupo perché tanto adesso possiamo andare a fare così, selezionare le 20 e andiamo a toglierne 10. 10, perfetto. E queste direi che le possiamo tenere. Le mettiamo a Mutsu. Molto bene. Questi li portiamo qua. Tra l'altro ci è morto il generale, ragazzi. Terminato il conflitto, è morto il generale. Neanche a farla apposta. Neanche a farla apposta. Il buon Yoriari Chosokabe è stato utilissimo proprio fino al termine del conflitto. Cavolo, peccato, peccato. Ok, adesso riprendiamo le nostre 18 e le mettiamo di nuovo a fare Protect Trade. Perfetto, allora andiamo a prendere queste, le mettiamo in mothball e le uniamo. Vediamo come va. Adesso siamo in sopra di più 4. Perfetto, ottimo. Adesso queste truppe le riportiamo a Kyoto. E iniziamo a fare i lavoretti che ci spettano. Quindi prendiamo un generale. Mochimoto Achishuka, che tutto sommato non è malaccio, ha ottima manovra, però è di un primo livello. Supply Depot cos'è? Ah, ok, quindi costa 20 di militare. Ah, Supply Limit Modifier, carino, interessante come opzione, va bene. Allora, possiamo prendere una decisione nazionale che è reclamare il titolo di re di Ryukyu. E cosa ci permette? Dobbiamo possedere Okinawa e abbiamo Trade Power Aboard, Diplomatic Reputation, Caravan Power, Aggressive Expansion Impact, meno 2,5. Andiamo instant a reclamare il trono di Ryukyu. In questo modo ci prendiamo anche i bonus. Detto questo, credo che abbiamo la possibilità. Perfetto, ok. Dovremmo avere anche la possibilità di formare il Giappone, esatto. Quindi a questo punto direi che possiamo andare finalmente a integrare il nostro Mori. Annettiamo il nostro vassallo lentamente. Perfetto. E adesso scendiamo un attimo a velocità 3. Andiamo a fare il nostro aumento dell'autonomia locale nelle regioni appena conquistate. Perfetto, ottimo. E andiamo anche a mandare il nostro missionario nella regione shintoista. Abbiamo un debito di quanto? 178. Ok. Tra l'altro siamo sotto di 3,16. Perché? Perché abbiamo l'advisor? Valutiamo. Oh, Mori è stato integrato instant, quindi va bene, perfetto. Abbiamo anche integrato Mori, la cosa è molto positiva. Guardate quanto sono anche perfettamente allenati le truppe di Mori. Mi piace moltissimo. Allora, andiamo a tenere, direi, le truppe di Mori. E andiamo a integrarle con le nostre, quindi facciamo così. E adesso direi, vediamo un attimino lo studio della. Qua abbiamo ancora 5 trasporto e dei galley. Ok. Allora facciamo così. Mettiamole qua e poi torniamo a mettere anche questi in mothball. Male non fa.
Molto bene, allora. Vedo che abbiamo anche un'altra galley qua, perfetto. Queste qua, le barche, perfetto, si stanno riprendendo lentamente. 95, il prossimo mese direi che le possiamo mettere a Protect Trade a Jirin. Vediamo dov'è che guadagniamo di più principalmente. Mothball e Mothball, perfetto. Molto bene. Allora, vediamo un pochino. Questo lo possiamo togliere. Poi iniziamo a vedere un po' cosa possiamo fare. Potremmo iniziare a fare un claim su Tuning, che non mi sembra affatto una cosa malvagia. Poi iniziamo a migliorare le relazioni con Ayutthaya, come sempre. Perfetto, se ce la facciamo. Ottimo. E andiamo magari anche a vedere se la Mongolia. No. Non ci vuole bene nessuno. E allora stiamo così, tranquilli. Andiamo a fare anche dei core. Tra l'altro questo perché? Perché probabilmente a Okinawa stiamo convertendo già, vero? Sì. Quindi direi che a questo punto, se ne riesco, non riesco a. Ok, allora annulliamo il missionario, andiamo a fare i core in giro. Perfetto. Andiamo a boostare la stability e proviamo a vedere un pochino a cosa è dovuto. Fleet maintenance. Ok, allora dobbiamo per forza ridurre un po' questa flotta. Direi togliamo di 25, direi teniamone 10 a sto punto. Perché qua abbiamo un aumento di 26, quindi direi teniamone 13. Ok, teniamone 13, mi sembra una cosa buona. 13. Ok. Allora. Perfetto. Vediamo il prossimo mese. Continuiamo a perdere soldi, ragazzi. Ma com'è possibile? Ci costano così tanto? Davvero? Cavolo. Ci costano così tanto la flotta? 24? Ah, perché siamo sopra il force limit. Porca vacca, è per quello. Ok, allora raggruppiamo anche il nostro esercito e facciamo uno studio un po' fatto bene. Allora, in tutto 26. Allora, 26 direi 13, quindi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfetto. Quindi facciamo 7. 7, perfetto. Quindi sono 2, 5. Prendiamo tutti qua e adesso direi che prendiamo solo un'unità di cavalleria. E la portiamo qua. E questi 7.000 li possiamo anche togliere di mezzo. Vediamo come stiamo. A meno 0,74. Porca vacca. Allora, ok, ci siamo. Perfetto. Li mettiamo di nuovo in drilling. E a questo punto direi possiamo iniziare a pensare un po' a ristrutturare anche i nostri forti, perché sinceramente tutti questi forti messi qua non li vedo molto sensati, quindi direi togliamo quell'amino. Perché direi di sì, togliamo quell'amino. Molto bene. E a questo punto direi ne mettiamo un altro qua che copre.
Questo direi che può andare bene qua, questo va bene qua. E c'è questo, ne dovrei mettere anche uno qui. Perfetto, direi che ci siamo. Vediamo come stiamo messi al prossimo mese. Perfetto, più 0,60, ottimo. Uff, siamo tornati in positivo. Possiamo prendere le diplomazia, la tecnologia diplomatica di livello 6, naval morale, colonial range. Molto bene. Molto, molto bene. Però io vorrei prendere le tecnologie nazionali, quindi bene, ma non benissimo. Sinceramente. Continuiamo così, continuiamo così. Vediamo un po' se possiamo prendere qualche cosa. Possiamo unificare il Giappone. Mi direi che al momento mi sembra una cosa positiva. Quindi, a termine della guerra e con la conquista di Okinawa e della regione a nord, precedentemente posseduta a Ashigaka, il 7 giugno 1565, la nostra regina Aya Prima di Hosokawa, al termine del suo lungo regno, può finalmente proclamare il passaggio del nostro governo da shogunato, e quindi da piccolo regno, ha una realtà statale molto più potente, molto più unita, principalmente sviluppata su una monarchia dispotica. È un vero e proprio kingdom in questo caso, e abbiamo quindi la presenza per la prima volta nella storia dell'Asia, del Giappone. Nuove tradizioni e ambizioni. Ovviamente le andiamo a prendere e finalmente siamo saliti al rank di impero. Che bello, ragazzi, guardate che bello il nostro rossiccio. Guardate che bello. Mamma mia, adesso dobbiamo solo prendere la regione di Tuning. Dopodiché potremo sbarcare finalmente, finalmente sul continente. Ah, state pronti perché il passaggio del nostro rank a Giappone vuol dire solo una cosa. Il grosso del gameplay inizia ora e venerdì avrete la nuova introduzione, la nuova copertina dedicata al Giappone e la nuova musica di sottofondo nell'introduzione documentaristica dedicata al Giappone. Detto questo, ragazzi, è tutto. Non vedo l'ora di vedere questo bel rossiccio che si allarga nel nostro impero giapponese dedicato al 1941. E che dire, è stata davvero una cosa tosta da realizzare. Siamo in positivo, ma di poco. Datemi dei consigli come fare con questa marina. Non so se può aver senso andare a tenere tutta questa marina o meno, oppure magari cercare di indebolirla leggermente per avvantaggiarsi, ma valuteremo bene in corso d'opera. Detto questo, ragazzi, adesso è davvero tutto. Ci vediamo il prossimo episodio. Ciao!